com'è Secret Invasion? Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, nuovissimo in un certo senso, perché ragazzi è finito da poco la serie di Secret Invasion, cioè è finito, hanno pubblicato da poco l'ultima puntata e ovviamente io me la so sparata tutta e quindi siamo qui. Perché? Perché l'avete già letto da qua sotto dal titolo. Siamo qui perché? Perché vi racconto, vi faccio la, diciamo, lo spoiler, il mega spoilerone su Secret Invasion, la trama, in sintesi, cosa parla e soprattutto se a me mi piace oppure no, cosa ne penso. Quindi iniziamo subitissimo, ma ovviamente dopo che già lo sapete, dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subito! Avete visto con la puntata precedente che piano piano tutti gli Skrull si stanno entrando nel pianeta, quindi già si sono create la loro base a Chernobyl, perché ricordiamo le radiazioni non gli fanno niente, quindi si sono create la loro base a Chernobyl e sono comandati da un certo Talos. Sono comandati da un certo Talos, che è uno Skrull che si è ribellato a Nick Fury, che era un suo adepto, diciamo, di Nick Fury. Lui si è ribellato perché diceva: Nick Fury mi ha detto un sacco di cazzate, qua ci stai solo a pia per culo, quindi l'invasione la facciamo noi, perché abbiamo bisogno di una casa, dato che non abbiamo più un pianeta. E quindi piano piano iniziano ad addentrarsi dentro ai poteri forti, come il presidente, il coso della NATO, vari presidenti, varie figure importanti. Piano piano entrano, si prendono queste persone, questi personaggi importanti, e si tramutano, quindi diventano loro che iniziano a comandare, a fare una guerra così. Quindi tutta la serie si svolge sul fatto che loro piano piano iniziano a comandare il pianeta, prendendo sempre più nuove persone, nuovi Skrull adepti che si mimetizzano con la popolazione umana e soprattutto con gente che ha potere decisionale sui popoli, sui vari personaggi. Così, quindi iniziamo a vedere che iniziano a fare una lotta, e però un amico di Nick Fury, sempre Skrull, viene ucciso da questa guerra che si crea. E quindi loro che fanno? Siccome girano le telecamere che immortalano questa parte, questa persona, questo Skrull ucciso, quindi che fanno? Dicono: vabbè, diciamo che ci sono gli alieni sul pianeta, però facciamo finta che è tutta colpa sempre di Nick Fury, che ricordiamo è sempre ricercato. Quindi tutta la storia, diciamo, si evolve sul fatto che loro iniziano a vogliono farsi una casa, e quindi ci sta questa guerra che loro non vogliono, combattono contro Nick Fury perché Nick vuole che la cosa sia più pacifica possibile, mentre loro invece dicono: qua spazziamo tutto, abbiamo bisogno di una casa e incosiamoci il pianeta. Tanto che riescono a prendersi anche, soprattutto, War Machine, riescono a prendersi anche War Machine, quindi anche lui è uno Skrull sotto, anche lui è uno Skrull, e quindi che fa? Lui licenzia Nick Fury, dice: senti, tu non sei in grado di sta cosa, stai dando fuori di testa. Nick Fury che fa? Prende alcune persone di cui si fida e inizia, tipo la figlia di questo amico che è stato... un amico che era Skrull, la figlia che anche lei faceva parte della squadra capitanata da Talos, che come ho detto è uno di questi, è il capo dei ribelli Skrull. Quindi che fa? Lei si ribella a questo Talos. Talos, dici tu, se era traditrice, l'ammazza, ma l'ammazza per finta, perché era un altro Skrull ancora, quindi l'ammazza per finta, e quindi lei si allea, diciamo, con Nick Fury si allea. Tanto fa la fine di tutti i conti, alla fine di tutto, questo Talos va alla ricerca, questo Talos, tanto è che inizia a dargli proprio al cervello sta cosa di invadere il pianeta, che persino i suoi adepti, tutta la sua stirpe di gente, di Skrull,
dici tu se andà un po' fuori di testa, eppure loro si ribellano e quindi questo Talos che fa inizia a ammazzare tutti, di ammazzare tutti gli Skrull. E quindi Nick Fury che fa, siccome questo Talos andava alla ricerca disperata, diciamo, di una fiala, questa fiala contiene tutti i DNA degli Avengers, lo chiamano la fiala il raccolto, perché durante tutte le vecchie battaglie che fa questi danni micro robot andavano a prendere i piccoli pezzi di sangue, di DNA sparsi qui e là di tutti gli Avengers e li ha riuniti in questa capsula. Ma Nick Fury di capsule ce ne aveva due, infatti una l'ha data a questo qua, a sto Talo, dicendo senti, ti do la fiala che tanto cerchi, per favore prendi e vattene da un'altra parte. Qua si prende la fiala, però non va, inizia a voler ammazzare Nick Fury, ma in realtà non è Nick Fury, ma è la figlia dell'amico di Nick Fury che è stato ucciso, che anche lei si è presa la fiala. Ma la differenza è che di queste fiale, una era conteneva la fiala degli Avengers, quindi tutte le forze così, e l'altra fiala che ha dato a questo Talos conteneva il DNA dei cattivi, dei villain degli Avengers che hanno combattuto. Infatti si vede che mentre combattono, questo qua esce tutte le alcune parti dei villain che abbiamo visto nei film precedenti proprio. Invece lei si vede proprio che c'ha, mentre combatte gli escono le antenne di Guardia della Galassia, il braccio di Drax, il pugno di Hulk che ferma mentre Talos gli sta scagliando un pugno per ammazzare Nick Fury, che fa questo, prende il pugno di Hulk e lo ferma, perché in realtà è lei. Infatti si vede pure lei con tutta la forza di Capitan Marvel, di tutti quanti gli Avengers, e quindi inizia sto combattimento. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti sta sotto minaccia di Rudy di War Machine, che viene puntata la pistola alla testa, e poi c'è il presidente che ha la pistola e il vero Nick Fury che dice che questo Rudy War Machine in realtà è uno Skrull. Quindi che fa? E mentre sta questo qua con la pistola alla testa da un'altra, il presidente dice che fa? Prende, inizia, non sa a chi dare retta, ma poi mentre Rudy si ribella, vuole ammazzare il presidente, Nick Fury gli dà un colpo alla testa e quindi si scopre che in realtà è uno Skrull, e quindi pure il presidente degli Stati Uniti capisce che in realtà qua è pieno di Skrull, e quindi dà il via libera a Nick Fury per ripulire tutta la terra dagli Skrull. Ok, quindi nel frattempo questo combattimento, mentre stanno l'altra parte stanno a combattere, alla fine ovviamente vince la ragazza con tutti i poteri degli Avengers, i poteri più forti degli Avengers, vince la ragazza, ammazza questo Talos, e si vede lei proprio così con tutto il potere di Capitan Marvel, e quindi lei prende e se ne va. Dopo un po' però si vede che viene raggiunta da un'altra persona che... E probabilmente la vedremo anche in qualche altro film, probabilmente. Però il film finisce che si scopre che in realtà gli Skrull hanno piato una migliaia di persone per poter assorbire il loro cervello, i loro ricordi, e far diventare Skrull altri futuri Skrull che stavano arrivando anche. Quindi si scopre questa migliaia di gente così, e dice questi sono gli Skrull che stavano per effettuare la grande invasione. Quindi che si vede Nick Fury che con sua moglie, anche lei una Skrull, si baciano, partono sulla navicella spaziale per poter liberare tutta la terra dagli Skrull. Non so come lo fanno andando via sopra una navicella spaziale, però è questo, questa è. Quindi ve l'ho detto un po' così a mozziche e bocconi, non ho proprio fatto tutta la cosa lineare, sono troppo spoiler, raga, andatevelo a vedere. Quindi ditemi voi nei commenti qua sotto cosa ne pensate, o se l'avete visto, cosa ne pensate di questo Secret Invasion. Io, a dir la mia, sinceramente, è una buona base
per dei film futuri della fase 5 della Marvel. È un'ottima base. Infatti, la ragazza, secondo me, la vedremo in parecchi altri film, perché ha tutti i poteri degli Avengers, diciamo. Quindi, sicuramente non è un personaggio che andrà buttato così, ma lo vedremo. Secondo me, lo vedremo in altri film. Va bene, ragazzi, quindi un voto da 1 a 10 su questa serie, diciamo un 8, un 8, un 8, un 8, perché ti tiene, mette delle buone basi. Secondo me mette delle ottime basi per futuri, poi comunque quando lo guardi comunque ti tiene l'hype, diciamo, tiene la concentrazione a guardarlo. Va bene, ragazzi, voi scrivete qua sotto nei commenti, come ho detto, se l'avete visto e cosa ne pensate, e in generale cosa ne pensate di queste serie Marvel e soprattutto di Secret Invasion. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Dai, ci, dai, ciao cari!